Sono così piccoli. Ok, qua faccio partire il fiumiciattolo. Ne aggiungo altri due. C'hanno molta cagarelle. Ciao a tutti ragazzi, un saluto da Axel, benvenuti in questo nuovissimo video del mio canale. Oggi siamo su Jurassic World Evolution 2. Per un mese ho avuto sempre tantissimi impegni e vi devo scusare tantissimo. E oggi vi porto il nuovo DLC. Andiamo a posizionare il punto di arrivo. Lo posizionerei qua giù in fondo. Poi gli andiamo a fare un cerchio così, perché dopo ci metto una decorazione, così bello. Poi una strada lunga e qua ci mettiamo i ranger con la struttura paleomedica. Ok, qua ci sono i ranger e a fianco ci mettiamo i veterinari. Come decorazione volevo mettere un po' di alberelli, un po' così sparsi per dare quel tocco di classe, beh, magnifico. Ok, ho posizionato anche il laboratorio dove andremo a incubare il nostro dinosauro. Però prima lo colleghiamo alla strada. No. Tutta storta! Andiamo a incubare degli utinosauri! Non so come si pronuncia, ma vabbè. Ok, facciamo colore pelle casuale e anche il colore motivo. Qui va bene, sfamato mettiamo 0%, longevità tutta, robustezza 25, così a caso. Poi tollerante va bene, forte mettiamo così, difensivo così, in forma così. Ok, adesso andiamo a incubarlo. Ne voglio incubare 3 oppure 4. No, 3. Va bene 3. Adesso andiamo a fargli il recinto. Allora, avevo in mente di fare il recinto molto ma molto grande. Qua ci lasciamo uno spazietto per gli edifici, per i visitatori. Lo voglio fare molto grande. Lo facciamo molto grande e molto lungo. Ok, il recinto è finito e dico che è molto molto grande. Casomai lo restringo se hanno troppo spazio. Ok, è il momento di decorarlo. Avevo in mente di mettere il tronco del Tyrannosaurus Rex da questa parte. Ok, così. Così. E qua ci metto il sentiero sotterraneo. Ok, qua faccio partire il fiumiciattolo. Bellissimo così. E qua lo faccio finire. Ok. Direi che è venuto bene. Semmai qua li faccio delle pozzanghere così. Poi volevo anche abbassargli il terreno.
Ok, ho posizionato la foresta e adesso andiamo a mettere un po' di rocce. Ok, è il momento di liberare i nostri dinosauri. Sono così piccoli e li aspettavo più grandi del T-Rex. Visto che lo spazio è molto grosso, ne aggiungo altri due. Ok, gli altri due U Tyrannus sono pronti, andiamo a liberarli. Bello questo azzurro, anche quello grigio, bellissimo. Sono belli questi animali, sono proprio belli. Adesso dedichiamo tutto ai visitatori. Mettiamo un po' di servizi qua. Metto quelli medi perché occupano meno spazio. Ok, uno qua, un altro qua. E un altro ancora qua. Con a fianco il punto di ritrovo dei visitatori. Il bagno, perché c'hanno molta cagarella i visitatori. Vogliono tantissimi bagni perché c'hanno molta cagarella, non smettono mai con la diarrea. Mettiamo un rifugio qua. E poi adesso ci mancano degli hotel. Qua avevo in mente di fare una piccola piazza. Che ne dite? Ok, intanto prendo questa strada bianca. Ok, che ne dite di questa piccola zona per i visitatori? Ok, spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate like e iscrivetevi al canale. Alla prossima, ragazzi!